Martedì 29 agosto capita spesso in queste riflessioni mattutine che sorgano pensieri che possono sembrare tristi e pessimisti, perché sono pensieri che parlano di sofferenza, di disastri economici, climatici, ambientali, politici, economico-finanziari. Sono tutti dati di realtà, non sono cose inventate. Ma il pensiero va sempre lì, a ciò che non funziona. Raramente si trova spontaneamente la forza di andare decisamente controcorrente e incominciare a pensare a ciò che funziona. Perché lo teniamo sostanzialmente rimosso. Lo sottraiamo al nostro sguardo, alla nostra percezione. Siamo intrisi di una cultura dell'isolamento ed è una cultura, quella dell'isolamento, che foraggia un modello di sviluppo e qui mi permetto di dirlo con convinzione. Non so se sia vero, ma ne sono convinto. Modello di sviluppo del tutto sbagliato, presuntuoso, egocentrico e padroneggiante. Ecco che allora, soprattutto nella parte più ricca del pianeta, quella sofferenza ha il preciso significato di una forma di schiavizzazione, di assoggettamento alla cultura dominante, che è cultura del consumo e dell'effimero, anche laddove i redditi sono bassi. Ma la gente non scende in piazza perché il reddito medio della popolazione è basso e di fronte all'inflazione si fa fatica ad arrivare a fine mese. Non scende in piazza perché il divario tra gli arricchiti e gli impoveriti cresce in maniera esponenziale. Non scende in piazza perché si mette mano a grattare il fondo del barile dal momento che non si è avuto il coraggio di tassare gli arricchiti perché contribuiscono al bene comune che loro stessi usufruiscono, visto che sono dei consumatori particolarmente voraci. La presenza degli arricchiti sul pianeta costa enormemente. Pensiamo al consumo medio di un americano. Se tutto il pianeta fosse caratterizzato da un Homo sapiens che consuma esattamente come un cittadino americano, non basterebbero 7-8 pianeti per far sì che possa esserci compatibilità con la presenza umana e la presenza della vita, perché inevitabilmente saremmo destinati a questi livelli di consumo all'estinzione della specie. Per fortuna, la vita, che è nata molto prima di noi, sarà dopo di noi, risulta indipendente, cioè non dipende da questi modelli di consumo. Avrà ovviamente un salto evolutivo che spazzerà via la specie umana perché ingombrante, ma sarà un atto non espressione della cattiveria della natura, ma della stupidità umana, perché di questo si tratta. E dunque oggi quella sofferenza, caratterizzata dall'arrancare, dalla insoddisfazione, dalla paura paranoica, dalla costruzione di mondi del tutto inventati, largamente effimeri, rappresentati da illusioni che si trasformano in incubi quando accadono i sogni, in allucinazioni per quanto riguarda ciò che realmente vediamo. Tutta questa realtà esprime in maniera significativa l'intero spettro dei disordini mentali, quelli che vengono annoverati nelle competenze curative della psichiatria. Ma voi sapete che la psichiatria si è medicalizzata.
La psichiatria non ha saputo cogliere una grande opportunità, quella di entrare nell'ambito della complessità, di abbandonare qualsiasi pretesa egemonica del sapere riduzionista nei confronti della tematica delicata e complessa della condizione ecosistemica. La psichiatria ha bisogno oggi più che mai di depsichiatrizzarsi e demedicalizzarsi, ma non entro su questo tema che è molto delicato, molto complesso, richiederebbe un approfondimento prolungato nel corso del tempo, perché quella psichiatria medicalizzata che si è fatta sostanzialmente cultura, cultura del controllo sociale, cultura dello sbrigativo modo di affrontare questioni che non sono risolvibili con poche battute psicofarmacologiche o con qualche periodo più o meno lungo di internamento per essere aggiustati. La sofferenza di questo mondo è una incapacità di accettare se stessi di fronte alle icone dell'effimero, e questo lo troviamo su tutti gli aspetti, a partire dalla condizione della percezione del piacere del godimento. Certo, l'aiutino farmacologico sembra poter illudere che senza tante mediazioni possiamo godere, perché la relazione interpersonale, amorosa, erotica, richiede una capacità di rispetto dell'altro, la non oggettivazione, l'armonizzazione delle soggettività, troppo complicato e difficile, sembra quasi una questione filosofico-metafisica. No, vogliamo essere sbrigativi e concreti. Allora arriva sì l'aiutino farmacologico che magari ti illude che tu puoi cavartela in poche battute anche per quanto riguarda l'esercizio della funzione erotica. Nulla di nuovo sotto il sole, pensiamo agli stordimenti dei baccanali, delle ritualità antiche nelle quali la gente ebra si lasciava andare a feste che poi finivano anche piuttosto malino. Era l'ebbrezza, l'ebbrezza alcolica, la più antica delle droghe, la più diffusa, la più devastante, ma promossa, giustificata dalla cultura dominante. È noto che l'alcol etilico migliora la percezione estetica dell'altro quando ce l'hai di fronte. E naturalmente è l'alcolemia che ti fa sembrare l'altro o l'altra più attraenti. Ma c'è un altro aspetto che non possiamo dimenticare. La cultura dell'effimero trasforma gli altri non come un organismo autonomo e delicatissimo, esattamente come noi, ma come un oggetto. Quindi, stordimento con sfrenatezza, liberazione dei freni inibitori, più l'oggettivazione dell'altro e dell'altra, genera inevitabilmente la trasformazione dell'atto d'amore in atto di violenza. Avete trovato traccia di un'azione culturale, la quale cerchi di approfondire queste tematiche e investire in una cultura alternativa a quella dell'effimero consumista relativamente alla questione del piacere? No, addirittura il mondo dei legislatori è profondamente caratterizzato da una certa predisposizione alla disinvoltura erotica, le famose cene eleganti, il bunga bunga, Ruby è la nipote di Mubarak. Guardate che queste non sono cose meramente politiche, sono questioni largamente culturali, perché tutti sanno di questo, sanno molto più di questo che di conoscenza dell'Iliade, dell'Odissea, della letteratura. No,
Tutti sono a conoscenza di quello e tutto ciò che accade in quella dimensione della icona dell'effimero, associato poi alla ricchezza sfrenata, rappresenta l'aspettativa di una vita vissuta nel successo che finisce a diventare un elemento interiorizzato. Non se ne esce dalla dimensione della violenza associata alla sessualità se non si ha il coraggio, la disponibilità di mettere radicalmente in discussione questa cultura della oggettivazione dell'altro e dell'altra e soprattutto della apparente liberazione dei freni inibitori in realtà. Ciò che si libera è semplicemente l'aggressività predatoria dell'uomo sull'uomo. Quando dico uomo, io mi riferisco a Homo, nelle sue diverse inclinazioni di genere. Homo, quella entità vivente che nasce dalla terra e che si è autoattribuito la definizione di sapiens, anche se con evidenza è sempre più insipiens e quei corpi oggettivati, sottoposti alla aggressività dettata dall'istintualità del godimento, il quale non è frenato neppure da istanze etiche e neppure dalla legge di natura, è il delirio di onnipotenza dell'Homo sapiens, quello che poi caratterizza tutte le sfumature della violenza in questo tempo. La guerra, l'economia di finanza, la devastazione dell'ambiente sono tutti sostanzialmente stupri che generano omicidi dell'intero pianeta, omicidi che si realizzano nei confronti del vivente e dell'equilibrio del vivente su questo pianeta. Sono stupri, la guerra è stupro, infatti anche, lo sappiamo benissimo, le truppe che occupano i territori molto spesso si danno alla violenza sessuale nei confronti delle donne. Ma faccio un passo indietro, torno a quella oggettivazione dei corpi, che sono rappresentati dalle immagini iconiche della pubblicità. Corpi che poi si ritrovano anche nei social, con le necessarie modifiche per diventare più attraenti. La forza della seduzione. La seduzione è potere, portare a sé. Altra questione che merita un approfondimento oggi più che mai, perché vedete questo intreccio di elementi dovrebbero rappresentare il focus sul quale si concentra l'attenzione di fronte alla sofferenza espressa da una persona, la quale non deve trovare luoghi di riparazione perché qualcosa in lui è rotto o in lei, ma deve trovare un contesto nel quale possa ascoltare ed essere ascoltato, per mettere in discussione i presupposti culturali del suo stare al mondo, non perché in lui ci sia qualcosa o in lei qualcosa che non funziona, ma semplicemente perché la sua difficoltà ad accettare le condizioni date l'ha spinto o l'ha spinta verso strade estremamente pericolose e devastanti, antiecologiche, perché la cultura dell'effimero non devasta solo i corpi, devasta anche e soprattutto l'ambiente. L'OMS nel mese di settembre farà un incontro sulla green ecology, cioè il rapporto tra la produzione, vendita e consumo di bevande alcoliche e le conseguenze sull'ambiente, l'impatto ambientale.
Questo riguarda tutto, non solo l'alcol, riguarda l'uso delle altre droghe, riguarda la dimensione economica. Tutto ha un impatto sull'ambiente. Tutto inevitabilmente ci parla di ecologia. In questi giorni abbiamo assistito a un disastro climatico e ci siamo allarmati. Qualcuno addirittura non è uscito di casa perché c'era l'allarme rosso. Passata la tempesta, quietiamo gli animi e vogliamo che tutto torni così come era prima. È accaduto anche in occasione del lockdown. Il Covid ha spaventato. Abbiamo scoperto che una sequenza contenuta nel messaggio di quello che è RNA, cioè il messaggero non è un organismo vivente, un virus, è un messaggio. Un messaggio che contribuisce alla vita su questo pianeta. Sì, perché la vita è nata dall'intreccio di questi messaggi in condizioni particolari che noi stiamo mettendo a grosso repentaglio. E questa nostra postura esistenziale che mette a rischio la vita su questo pianeta va identificata nella frammentarietà dei nostri comportamenti dissipativi, nelle nostre aspettative e nei nostri bisogni inventati e suggeriti dalla logica del consumo. Dunque, quando arriva la sofferenza caratterizzata da insonnia, ansia, attacco di panico, paranoia, depressione, stato psicotico e via dicendo, oppure disturbo alimentare, annoverato tra le malattie. Pensate al disturbo alimentare. È un rapporto perverso tra gli esseri umani e il cibo, laddove il cibo è disponibile e abbondante. E a sua volta poi questo rapporto tra gli esseri umani e il cibo deve fare i conti con la rappresentazione iconica della bellezza seducente. Il corpo che devi avere non è il tuo corpo, ma è quello rappresentato da una forma di idealizzazione ideologica di come dovrebbero essere i corpi. Viviamo il tempo della presunzione della liberazione dal tabù sessuale. In realtà viviamo in un tempo nel quale la sessualità è stata largamente mortificata e banalizzata attraverso la cultura consumistica. Sì, perché non dimentichiamocelo, Eros è sovversivo e di Eros il potere ha paura. E il fare l'amore richiede una disponibilità di tempo nel rispetto reciproco e una ricerca costante di armonizzazione per vivere intensamente la realtà del piacere che deve essere sempre sottratto alla tentazione predatoria dell'altro o dell'altra. È un passaggio molto difficile, soprattutto per Homo sapiens, il quale avendo memoria e coscienza, essendo esposto costantemente alla seduzione della società, dello spettacolo e della pubblicità, fatica molto a vivere la dimensione erotica come l'essenza stessa della vita, perché Eros non è dissipativo. Eros, lo ripeto ancora, l'ho detto tante volte, figlio di Poros e Penia, contiene in sé anche sorella povertà, contiene in sé anche la capacità di discernimento, l'astuzia e la pienezza della armonizzazione di istinto, sentimento, emozione e razionalità, ma soprattutto è il luogo nel quale l'incontro con l'altro e con l'altra spinge a fare una esperienza di fusionalità che non può che cessare e quindi implica in sé anche la condizione della fine e dell'abbandono. Eros e Thanatos, amore e morte.
se sapranno danzare insieme, se sapranno vivere intensamente questa splendida esperienza della vita su questo pianeta, sicuramente riusciranno ad andare decisamente in salita e controcorrente, come ci ricorda Papa Francesco relativamente a quella che dovrebbe essere la postura esistenziale del credente. Ma purtroppo non è né del credente e neppure dell'ateo in questo tempo, tutti sottoposti alle stesse identiche tentazioni predatorie e consumistiche che genera la sofferenza dell'effimero, che ha sicuramente bisogno di una cura attraverso l'incontro, la relazione e la parola, una cura articolata sui diversi piani. Nei club abbiamo parlato molto spesso della multidimensionalità della sofferenza umana. Udolin ci ha lasciato questa grande eredità di riuscire a penetrare dentro a tutti i livelli della sofferenza umana, a tutte le dimensioni, non lasciandone fuori neanche una. Il club è il luogo sociale, politico, culturale, fondamentale, senza il quale non è possibile immaginare una realtà di cura della parola che possa essere efficace nell'ascolto reciproco, a inscindibilità tra psicoterapia e partecipazione attiva al club. Rappresenta una prima condizione di interconnessione di livelli che caratterizza la sofferenza umana. Molto spesso c'è la richiesta di no, io preferisco il colloquio individuale perché l'incontro con gli altri potrebbe inibirmi nel dire cose che magari sono particolarmente significative per la mia sofferenza, ma infatti al club non c'è il tempo e lo spazio sufficiente per poter approfondire l'intimità. Ma l'intimità approfondita non ti garantisce la possibilità di poter accedere alla dimensione culturale e comunitaria senza la quale non uscirai mai dalla tua sofferenza. Nell'intimità comprenderai i meccanismi tuoi personali nella vita comunitaria, relazionale del club, imparerai attraverso l'ascolto reciproco a diventare un protagonista di un percorso controcorrente in salita che ha come finalità quello di cambiare la cultura dominante, lasciandosi andare alla relazionalità verso la sobrietà. Questi sono i punti fondamentali, ma ancora questo non basta. Dobbiamo diventare, attraverso la relazione tra i club, protagonisti di comunità autonome e viventi, che si intrecciano con l'infinita serie di comunità del vivente che appartengono a questa dinamica della vita su questo pianeta. Sorprendente. Per questa ragione, di fronte allo stimolo rappresentato dal titolo del congresso dei club a fine ottobre di quest'anno, La vita non dipende, anche in occasione del laboratorio della scuola e dei seminari che precederanno il congresso nazionale dei club, entreremo nel merito della necessaria interconnessione tra l'approfondimento della autonomia del vivente e le inevitabili perturbazioni ambientali che ogni vivente sperimenta nel corso della sua esistenza. E questo caratterizza un percorso verso la sobrietà che non è mai giudicante. È aperto alle contraddizioni, accoglie chiunque in una relazionalità che deborda anche rispetto al familismo. Sì, perché c'è anche un egocentrismo familiare che dobbiamo assolutamente superare. I club sono stati definiti comunità multifamiliari, ma questo dovrebbe rappresentare un monito nei confronti della chiusura delle famiglie dentro al rapporto di coppia, figli, e là finisce tutto. La famiglia mononucleare, funzionale al modello di sviluppo economico fordista che non esiste più, infatti la famiglia è sempre più sfilacciata,
perché l'istanza politica e economica che l'aveva costituita, semplicemente per difendere l'ordine costituito, non esiste più e oggi vi è quello sfilacciamento che è funzionale alla cultura dei consumi. Abbiamo bisogno di relazionalità che trascenda la stessa realtà familiare, ma in questa trascendenza chieda a ciascuno di essere disponibile a fare un percorso di liberazione da se stessi, da superamento di ogni forma di autoreferenzialità, perché neppure una psicoterapia individuale può funzionare se non c'è disponibilità alla trascendenza, perché è solo nella trascendenza da se stessi, superamento dell'autoreferenzialità, che possiamo realmente costruire una relazione d'amore, che è reciprocità, è dono, è amicizia, è consapevolezza della incompletezza di ciascuno di noi nei confronti dell'altro o dell'altra, e quindi rappresenta la realtà dell'amore l'occasione straordinaria di costruire ponti di pace che rasseretino e rendano l'esistenza quotidiana non un luogo di mugugno, di paura, ma un luogo di liberazione e di libertà. Saper apprezzare la bellezza della natura, sapere imparare anche dalle piante. Buona giornata a tutti e a tutti.